Via libera da Camera e Senato alla mozione proposta dalla maggioranza sulle riforme costituzionali. Dopo la Camera, anche l'Aula del Senato ha approvato la mozione con 436 voti favorevoli, 134 contrari e 8 astenuti. Approvata anche la mozione della Lega con 441 sì e 138 no, mentre è stata bocciata quella di SEL con 547 no e 33 sì. Quella di Fratelli d'Italia, parzialmente assorbita da quella di maggioranza, è stata votata per parti separate e sulle premesse si sono registrati 7 sì, 550 no e 11 astenuti. Sull'impegno 11 voti favorevoli, 532 contrari e 10 astenuti. Il governo aveva invitato al ritiro, dando altrimenti parere contrario. Siamo francamente colpiti dal fatto che la maggioranza di governo abbia scelto di non sostenere la mozione con la quale Fratelli d'Italia chiedeva la modifica della legge elettorale con introduzione delle preferenze, abolizione delle liste bloccate e premio di maggioranza al Senato, della legge elettorale, l'introduzione del semipresidenzialismo nella nostra Costituzione, ma anche la revisione di alcuni principi. Vorremmo scrivere nella Costituzione che bisogna mettere un tetto alla pressione fiscale, vorremmo scrivere nella Costituzione una norma contro i ribaltoni, vorremmo stabilire il principio di equità tra le generazioni, cioè nessuna generazione può vivere sulle spalle della generazione successiva, e vorremmo difendere il principio della sovranità nel rapporto con l'Europa. Sono tutti principi sui quali speravamo si potesse essere d'accordo, invece la maggioranza ha scelto di non votare questa mozione.